Ma. Bentrovati a questa nuova live dalla trincea digitale della fanpage gerardopaterna.com. Quindi bentrovati, spero che stiate bene, siate in ottima salute. Oggi una puntata speciale con ospiti di primo piano, parleremo di credito, parleremo di immobiliare, cosa ci attende domani con una visione internazionale. Parleremo anche col primo instant buyer d'Italia che è Casavo, e che insomma ha riservato, sta riservando un paio di iniziative interessanti per gli agenti immobiliari. Adesso cominciamo a presentare gli ospiti. Allora, il primo ospite che vi presento è Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Grazie Gerardo. per essere con noi. Poi Piacere. abbiamo Roberto Anedda, di Muti Online. Ciao Roberto, grazie per Ciao, essere buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. qui. Oggi ti mettiamo sotto stress, Roberto. Oh, assolutamente, siamo preparatissimi. Ormai poi di questi tempi, insomma, nulla ci stressa più. Benissimo. E abbiamo poi Fausto Maglia di Casavo. Ben arrivato, Ciao, Fausto. grazie Gerardo, ciao a tutti. Benissimo, dai. Allora, partiamo subito. Caspita, siamo già, wow, 105 collegati in questo momento, quindi direi che insomma sono tutti sul pezzo. Cominciamo a salutare un po' di persone. Allora, Francesco Greco, ciao, Claudio Frigeni, Giacomo Piergentili, Giuseppe Condorelli, Raffaele Coppola, Anna Di Leonardo, Giacomo Cervetto, Dava Razze, Giacomo, quindi il mio vicino di casa. Flavio Rebellato, ciao, ciao. Enrico Francesio, Tiziana Cascone, Costantino Peverati, Claudio Frigeni ancora, grande il nostro presidente. Ce l'hanno con te, Dario, ti sei portato la clac dall'ufficio, perché sei a casa, quindi insomma. Allora, partiamo subito con una domanda generale. Volevo chiedere a Dario Castiglia, allora io so che tu sei in prima linea in questa unità di crisi internazionale globale di Remax, quindi globale. So che tutti i giorni ti senti con i colleghi dagli Stati Uniti, dalla Germania, da Israele, addirittura dalla Cina, e volevo insomma capire da te adesso come stanno vivendo questa situazione, che tipo di provvedimenti anche hanno preso, e come l'Italia è vista, insomma, dal loro punto di vista. Beh, assolutamente, Gerardo, noi siamo stati forse il primo paese del mondo occidentale, diciamo, a essere investiti da questo tsunami. Quindi tutti gli occhi sono stati puntati su di noi per capire come ci stavamo preparando a vivere questo momento e comunque come ci siamo attrezzati per poter rendere questo momento il più produttivo possibile. Siamo in contatti anche con la Cina, che invece è avanti a noi rispetto, che è sicuramente avanti a noi in questo ciclo. E devo dire che la notizia buona del mio collega di Shanghai di qualche giorno fa, che hanno appena iniziato a poter rifar vedere, accompagnare i clienti a vedere le case, quindi qualche giorno fa. A questo a Shanghai, non nell'Hubei ovviamente, dove magari la situazione è ancora un po' più critica, essendo quello una delle zone rosse della Cina. Per il resto del mondo, devo dire che all'inizio c'era un po' di, come dire, diniego della situazione, nel senso che era un nostro problema, non era un loro problema, ma poi sono stati investiti tutti quanti dalle stesse cose. Per me, ogni volta che parlo con loro è rivedere un po' un film già visto, nel senso che quindi ci chiedono spesso e volentieri cosa abbiamo adottato, cosa abbiamo fatto, quali misure abbiamo preso. E ora che siamo forse al plateau, diciamo al picco di questa epidemia,
noi stiamo già guardando oltre, mentre loro stanno ancora avendo a che fare con quella che è l'esplosione dell'epidemia. Ok, dal punto di vista operativo, gli agenti immobiliari come stanno reagendo? Tu hai visto un po' le due facce, insomma, hai visto in Italia cosa è successo, soprattutto nella prima settimana abbiamo visto un po' di panico generale per poi, insomma, una moderata ripresa delle attività grazie al digitale. E i nostri colleghi, quindi fuori all'estero, come stanno reagendo? Cioè, facciamo scuola in questo momento? Assolutamente, facciamo scuola per molti paesi. Devo dire che il vantaggio degli agenti americani, quindi facciamo scuola per tanti paesi europei sicuramente, perché abbiamo adottato per primo alcune misure. Anche se devo dire che anche loro si stanno attrezzando, come abbiamo fatto noi, con alcuni strumenti che vanno da un utilizzo molto più, diciamo, massivo dei virtual tour, di queste open house virtuali che stiamo creando in questo momento, piuttosto che la firma digitale a distanza, piuttosto che i formulari editabili. Quindi tutte queste cose nel mondo europeo erano usate poco o quasi niente, e in questo momento le stanno tutti correndo ai ripari. Gli Stati Uniti invece è un mercato ovviamente molto più evoluto del nostro, e quindi loro erano già molto più abituati a lavorare con strumenti a distanza e quindi si trovano un po' meglio. Diciamo che l'ultima cosa, le ultime notizie che ho proprio di quest'oggi, che stavo parlando con i miei colleghi americani, che stanno spingendo per addirittura rendere l'ultimo miglio, diciamo, elettronico, che sarebbe l'utilizzo del notaio, la registrazione praticamente dell'atto, rendere quella digitale sarebbe l'ultimo scoglio per rendere veramente quasi l'intera transazione gestita in maniera molto, molto elettronica, diciamo, e quindi senza contatti fisici. Correggimi se sbaglio, ho letto che negli Stati Uniti, almeno in alcuni stati, l'intermediazione è ritenuto un servizio essenziale, e che quindi stanno insomma facendo pressione anche sui notai per voglio dire attivarsi da un punto di vista digitale, i notai tra virgolette legali, insomma la struttura che utilizzano lì per registrare i vari atti, per attrezzarsi e rendere insomma digitale anche questa parte dell'attività. Tu lo confermi? Sì, in America a gran voce la NAR, che sarebbe l'associazione degli agenti immobiliari, aveva inviato una lettera al governo chiedendo appunto che il settore immobiliare fosse compreso nei servizi essenziali. Devo dire che gli stati, sono tanti in America come sapete, si sono mossi un po' in ordine sparso. Alcuni lo hanno inserito, per esempio ho notizia che ieri o l'altro ieri è stato inserito a New York il servizio immobiliare tra i servizi essenziali, il Washington State anche, non Washington DC, ma Washington State l'ha adottato, non so degli altri stati, alcuni sì, alcuni no, perché ovviamente ritengono sia la NAR che anche Remax International che molte delle azioni che un agente immobiliare fa non necessitano di un contatto fisico, quindi e poi allo stesso tempo non va a interrompere quelle che sono trattative in atto, persone che magari hanno venduto casa e non hanno ancora trovata, insomma tutte queste questioni che sicuramente creano forti disagi alla popolazione. No, chiarissimo. Dal tuo punto di vista, e poi passiamo a Roberto, pensi che ci sia un'attenzione primaria più all'economia rispetto al problema sanitario in sé, in quei paesi, oppure pensi che ci sia il giusto equilibrio? Stamattina durante le prove mi raccontavi un po', insomma, di questa guerra interiore, no? Fra politica, economia, buonsenso e interesse. Stai sempre chiedendo a me? A te, sì, assolutamente. Sì, beh, sì, certo. Diciamo che stavamo appunto parlando che nel nostro paese sembra che le decisioni siano in mano agli scienziati e ai medici, e nessuno, diciamo, può obiettare a quello, perché ovviamente predilige diciamo il risparmio di vittime umane. Altri governi magari un po' più, diciamo,
legati alle regole di mercato, e possiamo parlare proprio degli Stati Uniti o anche l'Inghilterra stessa, vorrebbero molto ovviamente, prediligono maggiormente una certa libertà di movimento proprio per non soffocare l'economia. Certo che questo potrebbe andare a scapito di maggiori vittime, e questo è una questione molto, molto difficile, non mi vorrei trovare in quella situazione. Sicuramente non è facile scegliere tra una e l'altra. Certo che l'America è molto preoccupata in questo momento dell'impatto economico che potrà avere un lockdown stile nostro o stile Cina. Immagino. Grazie Dario. Continuiamo a salutare, qui c'è veramente tanta gente collegata, siamo 248 collegati adesso. Rossella Galuzzo, Fabio Arcangeli, Maurizio Lagomarsino, Max Russo, ciao, Ferdinando Chiuso, Giuseppe Ruggeri, Stefano Orlandi, sono veramente tantissimi. Leo Toma dice ciao Gerardo, ciao Dario, sembri più giovane rispetto a 15 anni fa, complimenti. Ecco, vedi, quindi ti vedono bello rilassato, dai. Allora, Roberto Anedda, Mutui Online, siete il primo operatore, insomma, digitale e nell'intermediazione dei mutui. Ricordiamo, insomma, avete intermediato l'anno scorso 4 miliardi di euro, giusto? Sì, okay. Esatto. Perfetto, quindi insomma sei sicuramente la persona giusta in questo momento per parlarci un po' di mutui, cioè cosa dobbiamo aspettarci anche in termini di tempi di istruttoria e di erogazione nei prossimi mesi, già che insomma il mutuo è un po' la chiave di volta per la compravendita. Io penso che ci serviranno i superpoteri, ma vedo che sei attrezzato perché hai lo scudo di Capitan America che vedo da qui. Quindi, esatto, hai scoperto la mia altra identità. Esatto, quindi raccontaci un po' cosa succederà dal vostro punto di vista. E diciamo che chiaramente questa crisi imprevista e totale che in poco tempo ha bloccato il paese, e non solo il nostro, ha creato e accelerato una serie di tempistiche nel cercare di colmare dei gap anche tecnologici, quali quelli a cui Dario faceva riferimento prima anche in altri paesi. E dobbiamo distinguere tutta una serie di situazioni. In primis, tutti coloro che avevano già in corso una trattativa più o meno avanzata e magari potevano essere già oltre il compromesso, dovevano provarsi per concludere la transazione ed eventualmente anche tramite una banca che concedesse il mutuo. In tutti questi casi la struttura nel suo complesso, il sistema sta cercando di ovviare a quelli che sono gli inevitabili ritardi o meglio prolungamenti delle tempistiche rispetto a quanto previsto prima, perché tutto è complicato in primis dalla mobilità, poi dal fatto del dover limitare il più possibile gli incontri, i contatti, la cosiddetta prossimità, e poi capire come ognuno degli attori che interviene in questo tipo di transazione sia impattato o meno dalla crisi stessa. E quindi la banca, semplicemente l'acquirente, il venditore, l'eventuale intermediario, il notaio, le conservatorie e così via. Man mano, come sempre un po' a macchia di leopardo in Italia, anche a seconda di quanto si sia nelle diverse zone già più o meno digitalizzati, informatizzati, ci siano dei flussi a distanza già disponibili rispetto al processo classico, diciamo, amministrativo burocratico con l'omino, il cartaceo, per cui per quanto con maggiore lentezza si sta cercando di garantire la conclusione di tutti questi atti. Adesso ad esempio i notai si stanno organizzando non più con l'atto pubblico ma con la scrittura privata autenticata, per cui si riesce a gestire in video chat con i singoli clienti separatamente, il venditore, l'acquirente, la stessa banca, la parte di contratto notarile che li riguarda, e poi fa il notaio un po' da garante, da intermediario del tutto per portare a termine l'atto, con poi la complicazione del passaggio alle conservatorie che ad esempio in Lombardia fino a pochi giorni fa erano bloccate, adesso man mano si stanno riattivando, hanno pubblicato un calendario di riattivazione che è diverso da provincia a provincia, ma che insomma nell'arco di una settimana dovrebbe riattivare tutto. D'altre parti d'Italia ovviamente può essere diverso, perché magari il processo a distanza non è disponibile, o lo era molto meno, gli stessi notai o le stesse banche potevano essere meno organizzati. Però diciamo che su ciò che era già in fase finale, bene o male, si dovrebbe arrivare, anche se
po' più a rilento a conclusione. Diverso può essere, e più complicato, il passaggio o i passaggi per tutti coloro che invece erano in fasi intermedie o iniziali, a partire da chi una casa magari la deve ancora individuare o stava facendo delle valutazioni, delle scelte, perché a questo punto le visite agli immobili sono precluse o molto più limitate da parte di tutti, da parte degli stessi agenti che a volte non si sentono tranquilli nell'incontrare persone, da parte di chi abita nella casa per quanto vorrebbe venderla, perché si deve portare in casa flussi di persone che arrivano dall'esterno, e prescindiamo anche dalle limitazioni alla mobilità da questo punto di vista. Così come anche chi può essere interessato all'acquisto che magari non si sente di andare in giro a incontrare troppe persone. Diciamo che al di sopra di questo si sta delineando, oltre che all'emergenza immediata e alle limitazioni immediate legate alle problematiche sanitarie, una problematica più ampia che getta un'ombra di lungo termine, che è quella economica. Perché in funzione di quello che saranno le conseguenze di tutta questa situazione, e per ora anche tutti i vari provvedimenti del governo, bisogna capire in che tempi arrivano, per quanto, per chi, con quali importi, lascia nell'incertezza tutta una serie di persone che potevano anche essere pronte a intraprendere la strada dell'investimento o dell'acquisto immobiliare, ma in questa fase, come vediamo anche dai numeri, si sta registrando sicuramente un calo di interesse, di ricerche, di avanzamento di movimenti nel mercato immobiliare e quindi anche di mutui, ad esempio, proprio perché in molti, ma anche naturalmente, in questo momento non sono, diciamo, nel mood emotivo giusto per intraprendere da subito questa scelta. Probabilmente ci sarà non una battuta d'arresto, ma certamente una pausa di riflessione un po' più lunga, in modo da capire da un lato quando via via la crisi emergenziale sanitaria va a ridursi, quindi anche la mobilità riprende in qualche maniera, e due, avere anche un po' di visione prospettica sulla situazione economica generale e propria, familiare, per poi ricominciare a ragionare in termini più solidi e tranquilli. Ok, tanto grazie per questa prima panoramica. Stanno cominciando ad arrivare delle domande interessanti sul tema mutui. Prima di dare però spazio agli agenti che sono collegati, volevo lasciare qualche minuto a Fausto Maglia di Casavo. Ricordiamolo, Casavo, primo iBuyer italiano, credo anche startup col merito di aver preso più finanziamenti nella storia delle startup italiane, suppongo, Fausto, e che ha due news interessanti per gli agenti immobiliari. La prima riguarda il rilascio di un'app che verrà resa disponibile ovviamente anche agli agenti, che consentirà praticamente ai venditori di casa di poter proporre un video di casa propria e quindi ottenere una valutazione e eventualmente una prima offerta da Casavo. Però su questo lascio parlare te, Fausto, che insomma meglio di me sai di cosa stiamo parlando. Sì, grazie intanto per l'invito. Quello che abbiamo cercato di fare, come altre realtà a guida tecnologica del settore immobiliare, non appena abbiamo capito qual era la situazione, è stato cercare di trovare delle leve per continuare a rendere liquido un mercato che si era totalmente fermato, rendere liquido il mercato immobiliare è un po' la nostra missione da sempre. Nello specifico ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per gli agenti immobiliari che come noi si trovavano impossibilitati a visitare le case. Fortunatamente già da qualche mese eravamo al lavoro su un'app per smartphone che permettesse di effettuare visite immobiliari da remoto, quindi con diciamo, una volta fatto il nostro processo di valutazione immobiliare sul nostro sito web, si può fissare un appuntamento e all'ora e alla data indicata accedere alla visita virtuale, in questo momento con uno dei nostri esperti di mercato immobiliare. Questo proprio perché la nostra idea era quella di renderla subito aperta anche ai nostri partner, agenti immobiliari, che sono ormai diverse centinaia in tutta Italia,
Quindi abbiamo rilasciato una versione beta, che appunto è contraddistinta da questa dicitura, e siamo al lavoro, anche stamattina ho avuto un approfondimento su questo, per aprirla agli agenti immobiliari, per gestire almeno quella parte che sta prima dell'acquisizione del mandato di vendita, no? Quindi quando si guarda, si vede l'immobile per la prima volta, magari anche per dare un'idea del valore che può avere la casa. Su questo siamo al lavoro, speriamo di riuscire a rilasciarla già nelle prossime settimane. Per i privati questo è già possibile. Poi appunto, come si sa, tutti gli immobili che passano da Casavo poi atterrano su una delle nostre agenzie partner per la vendita. E quindi ecco, questo è quello che abbiamo cercato di fare per modernizzare il mercato immobiliare italiano. Ok, questo è interessante. Credo che, come capita negli Stati Uniti, anche qui in Italia, presto l'offerta dell'instant buyer rientrerà, diciamo, nel processo industriale, quindi ogni qualvolta ci sarà un venditore interessato a collocare il bene sul mercato, potrebbe diventare diciamo una pratica industriale corredare la valutazione di una vendita a libero mercato anche con una valutazione di acquisto da parte dell'instant buyer e in questo caso di Casavo. So che Casavo, peraltro, per entrare nel secondo tema, vuole dare la possibilità agli agenti immobiliari di inserire i propri annunci di qualità gratuitamente all'interno del proprio sito web. Quindi un'opportunità gratuita data agli agenti immobiliari vostri partner. Ci vuoi raccontare anche questo aspetto? Sì, mi permetto anche di aggiungere una nota riguardo a quello che hai detto. Diciamo che l'instant buyer, in un'epoca di distanziamento sociale che potrebbe protrarsi per dei mesi dopo la fine della crisi, perché non sappiamo bene quali saranno le regole né le abitudini acquisite dalle persone, le reazioni psicologiche, l'instant buyer offre agli agenti immobiliari la possibilità di ridurre al minimo le occasioni di interazione sociale, no? Proprio per il modo in cui la vendita è costruita, chiaramente riducendo al minimo indispensabile il numero di sopralluoghi all'immobile e il numero di controparti coinvolte, si riesce a ridurre anche questo pericolo. Riguardo a quello che hai accennato, sì, è la seconda idea che ci è venuta quando abbiamo iniziato a vedere che tutte le attività venivano chiuse, dato che comunque noi ospitiamo già annunci immobiliari sul nostro sito web, che sono quelli relativi ai nostri immobili, abbiamo pensato di aprirli in modo gratuito alle agenzie immobiliari, intanto che sono nostre partner sicuramente, e potenzialmente a tutti quanti. La nota importante qui è che quello che vogliamo fare è mantenere una qualità degli annunci molto alta. Al momento noi abbiamo pieno controllo sulla qualità degli annunci, dato che sono tutti nostri, perciò gli agenti immobiliari dovranno essere agenti immobiliari abilitati, ci sarà un controllo umano su tutte le richieste di registrazione al servizio, e poi per ogni annuncio ci sarà un ulteriore controllo umano per garantire la qualità dell'annuncio. Quindi quello che vogliamo fare è renderla gratuita per chiunque sia un agente immobiliare che lavora seguendo certi standard e ovviamente abilitato. Questo è molto interessante, sarà una bella iniziativa, insomma, a supporto degli agenti in questo momento, insomma, sono un po' in ansia per il loro futuro professionale. Prima di... Allora, scusami, lasciami dire che se sono in ansia, quello che possiamo fare, credo che adesso qualcuno di noi manderà il link in chat, possiamo aprire qualche a delle preregistrazioni per informarli non appena... Questa è la prima occasione pubblica in cui in realtà diciamo questa cosa, tu lo sai Gerardo, perché certo, ci siamo parlati a riguardo. Un'anteprima, passate sempre di qua prima di dare... Esatto, passiamo sempre da te. Grazie, questo è positivo. Quindi ecco, se ci si vuole iscrivere si verrà informati e si avrà accesso in anteprima alla possibilità di registrarsi. Ok, chiediamo quindi magari al tuo staff che ti sta seguendo adesso se vuole inserire magari un link nella chat, così almeno è più facile anche collegarsi a questa iniziativa. Allora, prima di tornare un attimo su Dario Castiglia, per chiedere due consigli pratici per, uno, la gestione non soltanto dei clienti, ma io sto parlando con tanti agenti
Remax e non Remax, che comunque hanno diversi collaboratori, e la gestione del team e quindi della produttività, dell'umore, dell'ottimismo, se vogliamo, del team è importantissima, quindi un consiglio da te lo vorrei. Volevo fare un inciso con Roberto, così intanto do tempo a Dario di prepararsi, ma so già che sei già caldo su questo tema. A Roberto volevo proporre un paio di quesiti che stanno arrivando. Allora, li leggo in così in modo conseguente. Allora, dato che in questa situazione i rogiti sono slittati, cosa succede nei confronti di chi ha richiesto un mutuo? Quindi, pratiche in piedi. Poi, se finita questa emergenza, le banche richiederanno più garanzie dei soggetti che richiederanno un mutuo, e sulla base, insomma, dice qui il terzo aspetto di Francesco Moravito, per una vendita conclusa prima di Covid-19 sulla base delle considerazioni di Nomisma, come si comporteranno i periti? Quindi pratiche in piedi, come saranno gestiti? Ci saranno più richieste di garanzie da parte delle banche, e i periti fisicamente come si comporteranno da qui in avanti? Ah, per quanto riguarda, insomma, il percorso delle pratiche, vale un po' quello che dicevo anche prima, si stanno gestendo con le iniziative possibili, quelle in corso ma anche quelle che stanno nascendo. Abbiamo parlato di una riduzione di flussi, ma l'80%, l'85% dei volumi è ancora in piedi e continua ad arrivare, quindi l'interesse per l'immobiliare rimane e non ci sono conseguenze sui prezzi o sul mercato, è tutto più complicato, però il settore si sta man mano organizzando, le stesse banche stanno via via organizzando lo smart working dei propri dipendenti anche per l'assistenza e la consulenza dei clienti a distanza. Noi stessi come Multionline lo abbiamo sempre fatto da sempre, tutti coloro che transitano tramite noi ricevono una consulenza inevitabilmente a distanza di un nostro consulente preventivo, in modo che venga poi inoltrato alla banca una richiesta già ben costruita che abbia più probabilità di essere gestita. Come sapete, noi abbiamo anche una rete fisica che si appoggia anche ad agenti immobiliari che stiamo man mano allargando sull'Italia, siamo in 80 ma si punta più o meno a raddoppiarci, e anche lì c'è poi tutta una serie di servizi a distanza anche a supporto, per dire, dell'agente immobiliare o del mediatore, con dei servizi di smaterializzazione delle pratiche, dei centri d'assistenza sia per il mediatore che per il cliente finale che per la banca stessa, che quindi agevolano l'avanzamento delle pratiche. Per quanto riguarda quello che potrà essere il futuro sulle garanzie, in realtà le banche al momento stanno erogando e, come dire, favorendo la domanda di mutui come anche l'anno scorso, quindi ben prima della crisi, ed eventuali valutazioni su garanzie aggiuntive potranno emergere solo se, come dicevamo prima, le conseguenze economiche di quello che al momento si sta sviluppando sul mercato dovessero renderlo necessario. Al momento non sembra dover arrivare a situazioni di questo tipo, a meno che non ci siano particolari svalutazioni di uno specifico immobile, ma il mercato non sta andando in quella direzione. Le stesse analisi di Nomisma che citava uno di quelli che ci seguono adesso ipotizzano nei casi peggiori un calo di prezzi che potrebbe essere tra l'1 e il 3%, quindi figurarsi, insomma, una cosa comunque molto contenuta. E poi sappiamo bene che parlare di prezzi medi sull'immobiliare è come parlare del nulla, perché c'è veramente dentro di tutto. È come la media, bisogna ovviamente sì, bisogna essere ovviamente molto accurati, e su questo sicuramente gli agenti immobiliari possono dare un ottimo supporto nello scegliere bene l'immobile, l'acquisto, tararlo al meglio dal punto di vista economico, e quindi non comprare un po' così in maniera approssimativa. I periti, da buoni ultimi, sono un'altra delle chiavi e degli anelli deboli di tutta questa catena, perché qui dipende molto da come essi sono configurati. In molti casi sono legati a una singola banca, e quindi bisogna vedere che accordi ci sono anche dal punto di vista sindacale con la banca stessa, in termini di tutela, di lavoro, eccetera, per cui ci sono anche periti che in questo momento preferiscono non esercitare, non uscire, non entrare in contatto con. E sul domani stiamo aspettando tutti che passi questo famoso picco e si arrivi alla famosa onda appiattita
dei contagi, diciamo così, per poi capire anche quali saranno le nuove regole di prossimità. Nei film di guerra si parla di regole di ingaggio, e qui avremo delle regole di ingaggio per tempi di convivenza civile pacifica, ma che in funzione di quello si capirà anche come tutte queste funzioni potranno andare a lavorare. Secondo te è plausibile pensare che magari, non so, il video della casa o il virtual tour, insomma, in qualche modo certificato possa sostituire l'intervento fisico del perito? Esempio, in Francia oltre l'85% delle perizie bancarie per minuti sono effettuate da remoto, ecco, senza l'intervento fisico di un perito. Come la vedi? Allora, in linea teorica sicuramente sì, perché come vale da altre parti non si capisce perché qua non debba. Ovviamente parliamo di un tema sensibile per la banca stessa, cioè che è quello della garanzia, eccetera, quindi credo che su quel terreno ci si muoverà in maniera molto cauta e ci si arriverà con molta calma. Probabilmente potrà valere più facilmente per immobili di nuova realizzazione, dove quindi la qualità, gli impianti, eccetera, sono tutti più facilmente verificabili a monte, anche da documentazione, mentre per case e immobili più datati, dove anche per esperienza diretta, vissuta più volte, ricostruire la documentazione di impiantistica e tutta un'altra serie di cose è molto più complessa, potrebbe essere più arduo far valere in maniera sufficiente una semplice, diciamo, perizia a distanza. Detto questo, al momento per le problematiche delle perizie che ci sono, sappiamo che vi sono banche che accettano anche una perizia dall'esterno, nel senso che una volta ricevuto una serie di documentazioni, poi mandano il perito all'esterno dell'immobile, verificano, diciamo così, che l'immobile esista e poi si procede. Chiaro che poi dipende molto anche da qual è l'importo, per dire, del mutuo rispetto al valore dell'immobile stesso, cioè se ragionevolmente l'importo rimane limitato rispetto a quello che è il valore indicativo dell'immobile per la zona, le caratteristiche e così via, è più probabile che si possa andare avanti anche in maniera snella. Però sarà sicuramente una cosa graduale e credo che in questo momento si stia prendendo tempo per capire effettivamente la realtà complessiva come andrà a svilupparsi. Bene, grazie. Allora, 325 collegati, un sacco di domande. Io, Roberto, chiederei eventualmente magari a qualcuno del tuo staff poi di rispondere anche in chat, perché ci sono veramente tantissime domande anche per te. Dario Castiglia, allora, torniamo a bomba su un po' di temi e quindi quali consigli daresti a coloro che devono in questa fase gestire un team e quindi insomma renderli produttivi, pensare anche al loro umore e mantenerli motivati, insomma, al lavoro? Guarda, il primo a dover rispondere a quella domanda, diciamo, preoccuparsi di quella cosa, sono io, che ho un team di più di 4.000 persone. E infatti la domanda, so che tu tutte le mattine, insomma, parti prestissimo per andare, certo, a visitare virtualmente, perché questa era la domanda, non era posta a caso. E quindi la prima cosa che noi abbiamo pensato è quella di, ovviamente, tramite un'iniziativa che comunque era stata lanciata dal Ministero dell'Innovazione, era quello di aderire subito al progetto di solidarietà digitale e quindi creare tutta una serie di contenuti online che potessero essere anche attinenti alla situazione attuale, quindi come utilizzare gli strumenti online, come utilizzare gli strumenti tecnologici per comunque sopperire ovviamente alla distanza sociale che abbiamo dovuto aderire. E infatti noi abbiamo creato questo programma, che è accessibile a tutti gli agenti immobiliari. Tramite il nostro sito si possono registrare sia i nostri affiliati che anche gli altri agenti immobiliari indipendenti, ed è totalmente gratuito. Quindi questo è un qualcosa che sicuramente mantiene gli agenti immobiliari in questo momento occupati in qualcosa di produttivo, perché imparano nuove cose e ci sono temi molto, insomma, c'è un parterre di seminari veramente molto interessante. L'altra cosa è cercare ovviamente di mantenere il contatto visivo, anche perché siamo tutti diventati degli specialisti di Zoom. Io penso che noi in questo momento siamo diventati degli azionisti di Zoom,
e lo utilizziamo per fare un po' di tutto, per fare le riunioni di lavoro. Io lo utilizzo molto per entrare nelle agenzie in questo momento in giro per l'Italia. Ci facciamo la piazza Remax come evento di tutti gli agenti d'Italia. Abbiamo fatto gli aperi Zoom. Sulla piazza Remax, ma tu a casa hai uno schermo da 100 pollici? Perché voglio dire, io ho visto, no, i riquadrini. Era un copia e incolla di diversi schermi. Perché eravamo tanti, tantissimi, e quindi insomma Zoom fino a un tot, penso non fino a 49, non li riesce a vedere, quindi oltre i 49, scusa, non li riesce a vedere, quindi ovviamente scorrevamo le pagine del computer e poi abbiamo fatto il collage di tutte queste foto. Copia e incolla di delle cose. Sicuramente. E poi prepararli al dopo, perché noi sappiamo tutti, una certezza ce l'abbiamo, che questa crisi finirà, ovviamente. Torneremo, devo dire che noi agenti immobiliari siamo fortunati rispetto a tante altre attività. Faccio un esempio, non so, i ristoratori, piuttosto che a alberghi o al turistico, i trasporti e via dicendo. Noi in effetti contingentati potremo uscire fuori, accompagnare i nostri clienti a vedere le case, perché come giustamente diceva anche Roberto, insomma, se non riesce il perito, neanche il proprietario si fida di una semplice visita virtuale. Di fatto a distanza compriamo qualcosa, perché compriamo sulla carta immobili nuovi, ma sull'usato questa usanza è un po' meno, diciamo, recepita dagli acquirenti. E quindi l'aspetto nodale è proprio quello di portare le persone a vedere le case, che in questo momento è assolutamente vietato. E quindi in attesa di quello ci prepariamo e pensiamo anche come lavoreremo poi una volta che ci sarà un graduale, diciamo, rilascio una graduale ritorno alla normalità, che non sarà una normalità come quella che avevamo un mese e mezzo fa, ma sarà un nuovo normale che ci accompagnerà purtroppo per un po' di mesi, fin tanto che ovviamente non si troverà un vaccino. Allora penso che potremo solo allora tornare veramente a quello che era prima. Quindi ci sono tanto, stiamo dando suggerimenti anche ai nostri di dotarsi di quelle che sono gli strumenti banali come mascherine, guanti, copriscarpe, perché dovranno accompagnare i clienti in quella modalità. Una cosa anche interessante, noi riteniamo che possa prendere più piede di quanto l'abbia preso precedentemente, l'incarico di ricerca esclusivo, cioè il fare quello che viene chiamato volgarmente il property finder o il buyer agent. Di parte, sì. Perché ovviamente andrebbe a dare un servizio dove la ricerca dell'immobile è più mirata, quindi eviterebbe ai clienti di andare in giro a vedere tante case, ma la gente lo potrebbe fare per loro, con l'aiuto ovviamente iniziale di visite virtuali, ma poi anche un'ispezione proprio fisica dell'agente immobiliare che andrebbe a vedere gli immobili e poi proporli in maniera mirata agli acquirenti, in modo da evitare, diciamo, da limitare il contatto sia con altre persone che anche con gli immobili. Ultima cosa, ritengo che dobbiamo dotarci anche di servizi come la sanificazione delle case, perché la gente vorrà entrare in una casa magari con un certificato di sanificazione, perché comunque la paura è tanta, magari c'erano persone che hanno contratto il virus e quindi molto probabilmente si aspetteranno di avere quel certificato in allegato alla vendita della casa. Insomma, noi torneremo sicuramente a essere utili. E sulla domanda io tengo a precisare che è vero, ci potrebbe essere, come diceva anche Nomisma, un calo delle compravendite o addirittura un lieve calo dei prezzi. È vero anche che in questi momenti si sta accumulando parecchia domanda, cioè ci sono tante persone che dovevano comprare o dovevano vendere, e questa situazione economica porterà ad acuirsi anche queste esigenze, e quindi nel momento in cui ci lasceranno di nuovo tornare alla nostra attività potrebbe esserci sicuramente un accumulo di domanda che noi dovremmo andare a soddisfare.
Questa assolutamente è una cosa positiva. Vado un po' controcorrente, Dario, su un tema. Tu sai che io parlo con tanti agenti immobiliari, tante aziende, tanti tuoi consulenti, ma anche tanti agenti anche di altre reti. E anche se non sono tantissimi, devo dire che in questi giorni c'è chi sta riuscendo a vendere singoli immobili a clienti mai visti e conosciuti, cioè attraverso documentazione fotografica, video dell'immobile e proposta di acquisto a distanza. Poi chi ci segue dirà: ecco, saranno case nuove, non sarà vero, le case non si vendono col diritto d'autore, come stanno già scrivendo, ecco. Però c'è una casistica di cui non ho ragione di dubitare, perché voglio dire, arriva da più marchi, da agenti indipendenti, quindi significa che qualcosa si può fare. Cosa ne pensi, Dario? Ma allora, sicuramente quello che notiamo è che ci sono persone che magari avevano visto già l'immobile, oppure magari l'avevano visto in precedenza, avevano magari fatto un'offerta precedentemente e si ripropongono adesso, e oggi il venditore è sicuramente più motivato magari ad accettare una proposta in questo momento. Poi ci sono altre persone che magari conoscono l'immobile per... noi stiamo puntando anche a fare delle proposte condizionate ovviamente poi a un'ispezione finale. Sono poche le vendite dove la gente compra soltanto tramite un virtual tour, pochissime. Quelle attività che possono essere fatte in questo momento, secondo me, sono quelle dell'acquisizione di incarichi, quello sì, perché comunque con i dati che noi riusciamo a trovare online possiamo arrivare a una valutazione abbastanza accurata, se poi ovviamente deve essere adeguata nel momento che andiamo a fare magari delle ispezioni interne. E questo sì, questo vuol dire accrescere il portafoglio e quindi prepararsi a quello che sarà poi la ripresa delle attività. Vendere completamente una casa soltanto con un virtual tour, una casa usata e anche magari con qualche anno alle spalle, se mai conosciuta, insomma, ci sono alcuni casi, ma sono molto pochi. Ok, possiamo dire che comunque questo tipo di proattività dovrebbe indurre gli agenti immobiliari oggi a accelerare il processo di digitalizzazione all'interno dell'agenzia. Questa crisi sta facendo proprio questo, nel senso che ci sta dando una spinta verso l'adozione di questi strumenti che avevamo da tempo accanto, ma eravamo reticenti ad abbracciare. Quindi questa crisi, io il positivo che trovo in questa crisi è proprio che l'agente immobiliare è forzato in questo momento a dotarsi degli strumenti tecnologici, e secondo me la sopravvivenza di un agente immobiliare nel futuro è l'agente che ha la tecnologia con sé, quindi non è la tecnologia che andrà a sostituire l'agente, ma andrà a sostituire agenti che non hanno abbracciato la tecnologia. Ok, grazie Dario. Allora, c'è una domanda per Roberto Anedda. Allora, nonostante le precisazioni di CRIF e Banca d'Italia agli istituti di credito in merito alla corretta gestione della segnalazione della sospensione, lei pensa che i mutuatari possono avere in futuro qualche criticità nel caso di surroga grazie? Cioè, il tema qual è? Io sospendo magari le rate del mutuo a causa di Covid-19. Per quanto riguarda le imprese, per esempio, era uscita una specificazione in cui si diceva che non c'era collegato, diciamo, al beneficio alcuna segnalazione sul proprio merito creditizio. Per quanto riguarda invece gli altri casi, Roberto, cosa ci racconti? Allora, qui non abbiamo avuto evidenze, dato che al di là dell'ultima, come dire, sospensione rate, come dire, rilanciata dai vari decreti di questi giorni. Come ben sapete, le iniziative per la possibile sospensione delle rate sono in essere da parecchio tempo. E su questo c'erano state diverse raccomandazioni da parte dell'ABI sul fatto che non dovessero, come dire, incidere in maniera particolarmente negativa, a meno che non ci fosse una situazione pregressa di, come dire, sofferenza creditizia, che quindi magari era passata attraverso le segnalazioni delle banche dati. Quindi la classica situazione che di per sé normalmente porta a una limitazione di quella che può essere un accesso al credito, e quindi in questo caso anche di una surroga.
In questo caso specifico, dove la sospensione delle rate è un qualcosa che non fa fronte a una difficoltà creditizia personale, ma che, come dire, a volte è anche preventiva o legata a una momentanea situazione di difficoltà per quello che è la realtà esterna, insomma, il dettato stesso dell'ABI e le raccomandazioni sembrano di poter escludere che questo possa diventare un limite per una concessione futura di una surroga. Chiaramente poi bisognerà vedere se ci potrà essere qualche singolo istituto che, accampando, insomma, particolari argomentazioni specifiche per la singola pratica, possa provare a andare contro questa cosa. Quindi non c'è, come dire, una garanzia preventiva che a volte questo non possa essere un limite. Diciamo che la surroga, mai come in questo momento, può essere un'arma preventiva in molti casi, cioè senza dover arrivare alla sospensione del mutuo, tranne che per chi ovviamente si trova in questo momento in una difficoltà lavorativa momentanea per sospensione della propria attività, riduzione dei propri fatturati o altro, ma al di là di queste persone, che speriamo rimangano in numero più limitato possibile, per la platea di tutti gli altri, approfittare eventualmente di una surroga nel momento in cui i tassi sono veramente non sotto lo zero, ma sotto l'1%, questo sì, abbondantemente, è una mossa preventiva importante. Basti pensare che anche per mutui molto lontani nel tempo si possono risparmiare tuttora, per quanto se ne siano già rimborsati parecchi anni, cifre che arrivano anche agli 80-90 mila euro se parliamo di mutui fatti tra il 2012 e il 2013, ma ancora 30-40 mila per mutui fatti addirittura nel 2007-2008. Che uno ormai darebbe quasi per andati, e invece, dato che i tre quarti dei mutui in Italia vengono erogati per durate medio-lunghe, cioè tra i 20 e i 30 anni, tuttora anche chi si è dimenticato addirittura in quale angolo della cantina o della soffitta può aver messo il proprio atto di mutuo, forse è il caso che se lo rispolveri e vada a verificare cosa sta pagando, se non lo sa già, ma vi assicuro che non sono molti quelli che lo sanno quando glielo chiedi al momento, perché potrebbero averne una buona sorpresa da questo punto di vista. E quindi, per quanto i tempi possano essere un po' più lenti in termini di erogazione, al momento non ci sono rischi che improvvisamente il costo del denaro cominci a salire, per cui i mutui andranno a costare di più. Ci potranno essere delle oscillazioni di qualche decimo, ma rispetto ai risparmi che si possono incamerare con il nuovo mutuo, la sostanza rimane immutata. Grazie Roberto. Allora, siamo a 48 minuti di live, due domande finali prima di chiudere, e oltre 330 connessi, complimenti, tengono duro, quindi vuol dire che, insomma, gli argomenti sono interessanti. Francesco Morabito, che saluto, chiede, in ottica di recessione certa, chi è quel cliente che compra casa in questo momento? Direi l'instant buyer sicuramente. E Fausto, cosa dici tu? Esatto, beh, sicuramente noi non abbiamo fermato le attività di acquisizione, anche se siamo più attenti rispetto al solito, questo è chiaro. Ci sono instant buyer, specialmente negli Stati Uniti, che hanno dichiarato in modo esplicito che hanno completamente azzerato gli acquisti. Per noi non è così e stiamo ancora valutando immobili, e quando siamo in grado di farlo andiamo fino in fondo all'affare. Ok, quindi, insomma, se voi acquistate perché presumete anche di avere poi un cliente a cui rivendere, ovviamente sì, sì ovviamente. Okay. È chiaro che comunque il mercato immobiliare ripartirà. Per noi le acquisizioni immobiliari sono sempre state un gioco di definizione di certi parametri, no? Per quanto tempo terremo l'immobile, quanto ci costa, a quanto potremo rivenderlo, eccetera, eccetera. E dobbiamo adattare i modelli alla nuova situazione facendo delle previsioni sul futuro. Ok, grazie. E allora, ultima domanda. Dario Castiglia, chiedo a te che sei sul pezzo. Qui c'è un agente che dice devo raccogliere una proposta di acquisto e come faccio a raccogliere anche il deposito cauzionale che poi diventa caparra confirmatore essendo a distanza? Sicuramente c'è il bonifico, ma sulla technicality hai voglia di intervenire tu? Allora, se si parla della caparra, sicuramente la questione è il bonifico. Certo, il bonifico online magari ha delle limitazioni, quindi uno dovrebbe forse contattare la propria banca per poter effettuare un bonifico oltre
il limite che ha sul suo remote banking, che solitamente è 5.000 al giorno, qualcosa di questo genere. Quindi se la caparra fosse di importo superiore, le banche sono aperte perlomeno al telefono, rispondono, quindi io inviterei a chiamare la propria banca e poter interagire con essa e cercare di far fare questo versamento. Ok, magari prevedere in proposta di acquisto che, voglio dire, c'è già che il bonifico in qualche modo verrà predisposto e effettuato nel momento in cui c'è un'accettazione, suppongo. Assolutamente, non c'è altro modo, perché ovviamente per evitare il contatto in questo momento non è che si possa, utilizzare magari, cioè la soluzione migliore sarebbe appunto usare qualcosa di elettronico. Ok, benissimo. Allora, io invito voi ospiti, Fausto, Roberto, Dario o il vostro staff, magari a intervenire in chat e magari dare risposte ai tanti commenti che sono arrivati. Abbiamo 133 commenti in questo momento, a cui dare seguito, quindi sarebbe una cosa gradita per la nostra comunità. Sicuramente, insomma, avremo modo di rifare il punto fra qualche settimana per capire un po' come le cose si stanno evolvendo. E io cosa devo dire? Vi ringrazio intanto, ringrazio Fausto Maglia di Casavo, Roberto Anedda di Mutui Online e Dario Castiglia per Remax Italia per il vostro contributo, che è preziosissimo, perché avete veramente dato insomma una buona visione e fatto nascere tante riflessioni, voglio dire, agli agenti immobiliari. Quindi, insomma, teniamo duro, siamo proattivi e ci vediamo sicuramente presto in occasione della prossima live, settimana prossima. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. A presto. Grazie Gerardo, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro a tutti. Ciao. Buon lavoro.